È la protagonista assoluta di una nazionale che sta facendo sognare, nata a Cittadella Padova nel 1998. La fuoriclasse azzurra ha dimostrato un talento e una forza fuori dal comune. Origini nigeriane, alta 189 cm. È in grado di schiacciare a 3 metri, 44 cm dal suolo e superare i 100 km orari con un attacco guida alla finale calendario e orari rivivi. La semifinale contro la Cina e il sestetto azzurro al mondiale giapponese sta facendo sognare una squadra giovanissima, 23 anni l'età media, che si trova ad un passo dal titolo e che ha una fuoriclasse assoluta, Paola Egono. È lei la protagonista principale di questa nazionale, top scorer dell'intera competizione, che con i suoi 45 punti ha trascinato le azzurre in finale contro la Serbia. Gli inizi di Paola nel volley, nata Cittadella il 18 dicembre 1998 da genitori nigeriani. Paola Ojeki Egono è cresciuta a Galliera Veneta, iniziando a giocare a pallavolo all'età di 12 anni. Non ci mette molto a mostrare tutto il suo talento, tant'è che già nel 2013 è a Milano dove inizia a far parte del Club Italia, la cantera della nazionale dalla quale provengono la maggior parte delle ragazze convocate da Davide Mazzanti. Qui esordisce in B1 e gioca per 4 stagioni fino alla Serie A1. Con suoi 189 cm d'altezza, con le sue schiacciate a 344 cm dal suolo che superano i 100 km orari, si fa notare dai club migliori del campionato italiano, giocando da opposto anche se è in grado di giocare anche da schiacciatrice. Nel 2016-17 realizza 46 punti in una sola partita, stabilendo il record assoluto di sempre in A1. Così, nel 2017 è inevitabile l'addio al Club Italia e firma per Al-Agil Novara, dove gioca attualmente. La carriera in nazionale, avendo fatto parte del Club Italia fin da giovanissima, inevitabilmente Paola Egono è stata protagonista delle varie rappresentative fin dall'inizio della sua ancora breve carriera. Nel 2015, con l'Under 18, vince il mondiale e il premio di MVP della competizione. Dopo l'Under 18 arrivano le convocazioni con l'Under 19 e l'Under 20, con cui vince la medaglia di bronzo al campionato del mondo sempre nel 2015. Con la sua forza e il suo talento, non tarda a ricevere la chiamata della nazionale maggiore, dove debutta ancora minorenne. Nel 2016, a soli 17 anni, è tra le poche a concludere positivamente un'Olimpiade disastrosa, mentre nel 2017 vince la medaglia d'argento al World Grand Prix. Paola Egono, fuori dal campo viste le sue origini nigeriane, è inevitabile che una campionessa del genere, insieme ad altre compagne come Miriam Sida e Silvia Necalor, diventi il simbolo di una nazionale multietnica e vincente. Così come ha fatto Valentina Diouf negli anni precedenti. La stessa Egono ha più volte affermato di sentirsi una convinta afro-italiana, perché un'appartenenza non esclude l'altra. La stella azzurra ha deciso di giocare per il nostro paese anche se la sua famiglia si trova in Inghilterra e lei considera casa dovunque siano i genitori, che sia Lagos, Abuja, Milano o Manchester. Egono ha scelto di rimanere in Italia, dove si è anche diplomata in ragioneria, pur soffrendo per la lontananza dei suoi genitori. Papà un palazzo, io e mamma una cosa sola, dice Paola. Grazie a loro, anche lei è molto legata alla Nigeria e ogni 2 anni a Natale torna nella terra d'origine per trovare i nonni. Una famiglia, quella della fuoriclasse azzurra, che vede un'altra ragazza a livelli altissimi nel volley, la cugina classe 2000 Terry Nvou, giocatrice del Club Italia. Nel 2017 ha rivinto l'argento europeo e l'oro mondiale con la nazionale Under 18.